Come ho detto sempre con i numeri, figuriamoci con la meccanica quantistica, sto dicendo. Professore insegna Licra e Ateneo Pontificio, professor Mondos Ferrari Roma, e ci parlerà di uno degli argomenti che è di fondamentale importanza per noi climatologi, cioè la forzante astrofisica del clima, che è appunto il Sole. Il problema qui è questo, che quella parte di scienza, perché scienza è, che evidenzia ancora la ridotta importanza dell'impronta antropica sulle variazioni climatiche recenti, dà appunto la colpa spesso e volentieri all'attività solare o comunque alla forzante solare. Viviamo in un periodo di minimi, di forti minimi dell'energia che ci arriva appunto dalla nostra grande stella. Ciclo 24 è stato molto scarso di macchie solari, ciclo 25 si sta ripetendo, e appunto nel momento in cui, appunto, mentre stanno caricando la presentazione, appunto, una possibilità di questo rallentamento del riscaldamento potrebbe derivare dal fatto, appunto, che l'attività solare è relativamente limitata e quindi ci dà una mano nel contrastare questo aumento di temperatura. È un'ipotesi che noi umili climatologi facciamo, e quindi questo era un po' per introdurre in maniera più o meno diretta, appunto, la presentazione del professor Sigismondo. Prego, professore. Grazie di questa introduzione, quanto mai opportuna. E vi presento le uniche due figure di questa presentazione. E la chiave storica, la chiave di fonti geostoriche, sta proprio nel tipo di studio. E quindi voglio iniziare con dire cosa sono queste due figure. Sono due immagini presi il 29 marzo, rispettivamente del 2022 a sinistra e del 2016 a destra. Il colore dipende dal tipo della fotografia, insomma. Quello che conta è la posizione rispetto a quei numeri che vedete, 80, 79, che non sono altro che 100 volte la tangente dell'angolo zenitale. In altre parole, forse più semplici, queste sono immagini prese a Santa Maria degli Angeli, la grande meridiana clementina completata nel 1702, l'altezza del foro stenopeico da cui entra la luce del sole, che viene a produrre un'immagine del sole, che poi viene studiata sin da quel periodo nell'ambito della cosiddetta astronomia di posizione, arriva da un'altezza pari a 100. Quindi se scende e va a toccare la posizione sulla linea meridiana, che è perpendicolare all'altezza da cui entra la luce del sole, se questa immagine si forma a 80, vuol dire che si forma l'80% dell'altezza. 80 diviso 100 è il rapporto tra due lati di un triangolo rettangolo, mi dà direttamente la tangente dell'angolo, ed ecco la parola chiave che ho detto prima e che potrebbe spaventare chi non mangia numeri dalla mattina alla sera, ma è soltanto un modo per presentare il discorso. Il confronto su 16 anni di differenza mi dice se sono cambiate delle cose nella posizione del Sole alla stessa data. 16 anni sono 4 anni bisestili. Sapete che dalla riforma di Gregorio XIII in poi l'anno è stato leggermente corretto, la durata dell'anno tropico è stata approssimata meglio dall'anno civile, solo che in 16 anni noi usiamo semplicemente un anno normale, un anno giuliano di 365 giorni a 6 ore, e in 4 anni queste 6 ore diventano un giorno. L'immagine del 2006 è presente, è stata fotografata il più possibile perché è l'ultima eclissi di sole che abbiamo visto a Roma, bene, e al meridiano. Ne abbiamo viste altre, ma non erano visibili durante il passaggio meridiano. Pulsanti astrofisici del clima. Uno si domanda, abbiate pazienza se vi richiamo dei termini che sapete benissimo tutti quanti, ma non fa mai male, la differenza tra astronomia e astrofisica. Lo facciamo in un luogo, in una città, Roma,
questa differenza storicamente ha delle radici molto profonde. Sono stati già citati e sono stati citati bene con molta competenza i forzanti astronomici. L'orbita della Terra, che a scuola studiamo che è un'orbita ellittica, in realtà è un'orbita che viene modificata continuamente dall'azione gravitazionale degli altri pianeti, leggermente, ma quanto basta per avvicinare o allontanare la posizione della Terra rispetto al Sole o viceversa, che nella relatività del moto è perfettamente equivalente. Quindi le variazioni che determinano le ere glaciali in base alla teoria cosiddetta di Milankovic, ma che probabilmente ha radici ancora più antiche storicamente parlando, si tratta di variazioni astronomiche, cioè la forma dell'orbita della Terra. Le variazioni invece astrofisiche sono sulla evoluzione dell'attività solare, che cominciamo a conoscere in modo diretto, possiamo dire, da almeno 3 secoli, 4 dall'invenzione del telescopio di Galileo, ma con continuità le misure sono a partire dal 1750. Ma la questione del forzante astrofisico poi è stata studiata in gran dettaglio utilizzando dei proxy, come sono stati abbondantemente citati e sui quali non mi permetterei di entrare, i più antichi dei quali ce l'ha appena descritti il professor Maggi sulle carote di ghiaccio. Io qui ho citato un personaggio, William Herschel, musicista e astronomo tedesco andato in Inghilterra, che si è messo anche a studiare la variazione del prezzo del pane e si era accorto che era correlato con il ciclo solare, che nel frattempo era stato cominciato a scoprire da un farmacista a Zurigo. E così si è scoperti che il ciclo solare ha un andamento di 11 anni, oggi sappiamo che è 22 se contiamo pure la polarità, ma all'epoca non c'erano ancora misure del campo magnetico, sono dell'inizio del Novecento le misure del campo magnetico sul Sole, da parte di George Hale. E però la correlazione tra prezzo del pane e ciclo di macchie solari è rimasta interessante e da un punto di vista economico ha avuto una certa rilevanza. Oggi ci troviamo nel ciclo 25esimo, quindi se fate la moltiplicazione per 11 vedete che ritorniamo a metà del Settecento, quindi i dati con continuità sono disponibili dalla metà del Settecento. Uno dei problemi è come continuare a utilizzare i dati del Settecento oggi. Si è detto, ma gli strumenti non sono gli stessi, gli osservatori ovviamente non sono gli stessi, sono attendibili queste misure del Settecento e sono attendibili le comparazioni che si fanno oggi con strumenti potenzialmente molto più accurati? Questo è un dibattito che sta andando avanti tra centro europeo di dati sul Sole, che ha base nel Belgio, all'Osservatorio Reale del Belgio a Bruxelles, insieme con l'Osservatorio Solare di Locarno, che conserva la tradizione svizzera che vi dicevo aveva avuto inizio a metà del Settecento. Il discorso era: possiamo utilizzare questi dati per confrontarli? Grazie a queste discussioni, che sono anche molto recenti, sono del 2016 gli ultimi articoli che cercano di dire se le osservazioni sono compatibili, grazie a questi dati adesso la correlazione tra l'attività climatica e l'attività solare, tra le fenomenologie climatiche e l'attività solare, è diventata una materia, diciamo, di comune possesso. E qui in fondo ho citato il minimo di Dalton, che il caso ha voluto che corrispondesse con quell'eruzione del vulcano intorno al 1815, che ha cambiato per 3 anni il clima, è stato appena citato. Estate, anno senza estate, e comunque sia il minimo di Dalton si è, possiamo dirlo, ripetuto nel 2010 e nel 2020, seppure un periodo leggermente minore, ma nel 2010 e nel 2020 abbiamo avuto oltre 700 giorni di sole senza una macchia solare. Questo vuol dire che l'attività
visibile era inferiore. Oggi abbiamo una serie di misure sull'attività solare che sono molto più complesse di quelle che si avevano a disposizione nel 1815, ma questo non cambia il fatto che l'assenza di macchie c'è stata e tutti un pochino aspettano che questo trend che è iniziato con il nuovo millennio, il 2000, potrebbe riportare a una condizione ancora prima verificata, ma non nel periodo di accurata conoscenza dell'attività solare, che è il famoso minimo di Maunder, 1700-50 più 15, 1650-1715. A proposito del minimo di Maunder, nel 2021 Tovar e altri hanno pubblicato un articolo su Astrophysical Journal, quindi un giornale di rilevanza assoluta, sulla possibilità di utilizzare dei dati presi da Foro Stenopeico alla meridiana di Bologna, quella di Cassini a San Petronio, in cui si cerca di valutare la dimensione del diametro del Sole con uno strumento, notate bene, senza lenti. La stessa cosa si può fare anche a Roma. E il metodo che loro hanno utilizzato è un metodo statistico in cui si scartano i dati che fanno capricci. Ci sono 4.000 dati e 400 vengono scartati perché sono considerati degli outliers. Ebbene, io osservo da diversi anni alla Basilica di Santa Maria degli Angeli questa immagine che avete visto quasi quotidianamente e so benissimo perché qui ci sono quegli outliers. Basta un giorno velato, non nuvoloso, ma velato, che l'immagine del Sole viene più grossa, cioè viene percepita più grande, non è più grande, ma viene percepita più grande per un gioco di distribuzione della luminosità. Sui proxy abbiamo già detto, avete già detto moltissimo, però voglio notare una cosa. Il primo che collega il diametro del Sole, che potrebbe essere un altro indicatore dell'attività solare, con il ciclo solare, è Padre Angelo Secchi, il fondatore della fisica solare e dell'astrofisica stellare. Qui a Roma, al Collegio Romano. Al Collegio Romano, piazza del Collegio Romano, dietro Piazza Venezia, c'era l'osservatorio che tutto il mondo guardava proprio per i nuovi studi sul Sole, addirittura anche Just getting dramatic new video diciamo in showing riga a that railed and calfa, cioè burst into Padre Secchi vedeva le protuberanze solari. Overnight, the Era a decimal rose contatto con dramatically. i più grandi 77 people have been killed, twice smanettatori barra as many astronomi injured. There are dell'epoca, indications that per the cui train was li conosceva traveling more than personalmente, twice lo the veniva a speed limit visitare, li and aveva was running visitati late. anche lui in Inghilterra, in America, e aveva riprodotto queste cose nonostante nel mondo scientifico ci fosse abbondante scetticismo. Lui ha fatto, con un'attività instancabile, è riuscito ad avere una conoscenza che Presentazione del poche mio persone al mondo canale e dei avevano e miei hanno video. Ma sull'attività del quanto, Sole, perché lui mi quotidianamente piace osservava il questa Sole e bandiera quindi sapeva italiana, cosa ci sto proprio succedeva bene. quando c'era un brillamento e ebbe la possibilità di osservare il famoso evento di Carrington nel 1859, primo settembre, quando una grande tempesta solare ha investito la Terra, aurore boreali, ma praticamente all'equatore, sono state osservate in tutto il mondo, e lui è riuscito, tramite l'osservatorio geomagnetico che aveva allestito al Collegio Romano, anche a vedere le variazioni del campo magnetico terrestre influenzate dal coronal mass ejection che ha investito il campo magnetico terrestre, anche l'ha bucato. Le osservazioni del Collegio Romano e un'altra osservazione in India sono le uniche che sono state possibili perché tutte le altre sono andate a fondo scala, erano molto più vicine al polo magnetico e quindi gli strumenti non hanno potuto rilevare nulla, sono rapidamente andate a fondo scala. Se chi si è accorto di una correlazione della variazione del diametro col ciclo, come ha fatto? Transiti meridiani, gli stessi di Santa Maria degli Angeli, torno all'immagine iniziale, quella linea di ottone verticale in questa foto di sinistra, è la linea meridiana e il Sole ci passa sopra e viene cronometrato. Qui non c'è una lente, nei telescopi che utilizzava il Padre Secchi e che venivano anche utilizzati all'osservatorio del Campidoglio, la lente c'era perché erano normali telescopi rifrattori, normali per l'epoca. Oggi un telescopio del genere costerebbe un occhio dalla testa perché la fattura ottica era perfetta, non erano cinesi. E
La cosa interessante è che Secchi faceva queste misure e a pochi chilometri, poche centinaia di metri, da Piazza del Collegio Romano c'era un altro osservatorio, stavolta non dei gesuiti, ma dell'Università La Sapienza, che era l'osservatorio voluto da Papa Leone XII nel 1829 in cima alla torre di Bonifacio IX che sta al Campidoglio. Voi guardate il Palazzo Senatorio, la Piazza del Campidoglio, la torre che sta sulla sinistra dietro, che affaccia sul Foro Romano, era sormontata da un osservatorio astronomico dal 1829. La furia iconoclasta, diciamola così, di Mugnoz e della Roma fascista, che ha sventrato tutto a fini anche di fruire meglio la città, ha decretato nel 1937 che anche quell'osservatorio fosse cancellato completamente dalla memoria, perché era un orpello in più rispetto alla storia medievale di quella struttura, che era appunto il Campidoglio, il Palazzo Senatorio medievale e addirittura indietro fino alla Roma repubblicana. Ma in quell'osservatorio per 70 anni è stato misurato il diametro del Sole, e una serie un po' più lunga, con questo metodo del transito meridiano, ce l'abbiamo sulla Greenwich, con lo strumento di Airy di 6 pollici di diametro, una cosa così. Quello di Roma è così, è un pochino più piccolo ed è conservato solo la lente nell'osservatorio di Monteporzio. Allora, 70 anni di dati, terminati nel 1937, è una tradizione italiana, è una tradizione romana, in cui io mi sono inserito nel 2000, quando ho iniziato a studiare il diametro del Sole. E ci tengo tanto che questa cosa sia conosciuta, perché è parte proprio del nostro patrimonio storico. Ed è interessantissimo, perché è una forma di conoscenza della nostra stella del tutto alternativa alle reti magnetiche, alle righe, all'osservazione della riga K alfa, del calcio e così via, che pure si fanno di tradizione all'osservatorio di Roma, ormai trasferito definitivamente fuori. Un altro contributo di Roma, che è ancora più antico, del 1567, è menzionato da padre Clavio, che insegnava matematica all'osservatorio al Collegio Romano, prima che fosse creato l'osservatorio, cioè al tempo anche prima di Galileo. E padre Clavio osservò due eclissi totali, una a Coimbra nel 1561, e quindi sapeva cos'era un'eclissi totale. Non è un'eclissi come quella che abbiamo visto nella foto di destra della prima pagina, è che la luna va davanti al sole completamente e viene notte. Lui si aspettava che venisse notte anche il 9 maggio del 1567, stile giuliano, perché era ancora il calendario giuliano, e invece no. Il sole è rimasto circonfuso da un anello, e sulla base di questa affermazione che Clavio fa, ed è l'unico di cui conosciamo dati di queste eclissi, nel 1978 Jack Eddy, che è un studioso della fisica del sole, un climatologo americano, uno dei grandi pionieri di questo campo, disse: ok, nel 1567 il sole era più grande, aveva un diametro maggiore di quello attuale. Questo implica cose nell'ambito, per esempio, del minimo di Maunder. Ecco perché ancora si cerca se il sole era più grande o più piccolo nell'epoca del minimo di Maunder. Sappiate che il sole è l'unica stella che possiamo vedere con una certa risoluzione angolare, diciamo 10 km di precisione. Tutte le altre sono talmente lontane che si può avere solo una vaga idea se c'è una macchia enorme o no sopra, ma il sole è l'unica che possiamo vedere con 10 km su 1,5 milioni di chilometri di diametro. A causa della turbolenza atmosferica, adesso ci sono due sonde che stanno per andare quasi addosso alla fotosfera. Dopo ci sono state delle risposte positive e negative nei confronti di questa ipotesi che ha fatto Jack Eddy sul dato riportato appunto da padre Clavio, e sono state: sì, il sole era più grande, abbiamo le prove nel 1925, un'eclissi a New York ripetuta 54 anni e un mese dopo, in base al periodo di 54 anni e un mese, appunto, che si chiama Exelmos, sempre in America, e il sole pare che abbia cambiato, usiamo il condizionale, usiamo il pare, usiamo il congiuntivo in questo caso, ma è sempre la stessa cosa.
pare che abbia cambiato il diametro un pochettino in questi 54 anni e anche cambiato rispetto al 1715, quando al termine del minimo di Maunder un altro grande astronomo, Halley, segretario della Società Astronomica Reale, raccolse tutti i dati di un'eclissi che passò sopra l'Inghilterra. In particolare, da quei dati si trova dove era il confine dell'ombra, quindi si risale al diametro del Sole in quel momento. Poi ci sono state altre, un no del grande professor Shapiro, direttore dell'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, il quale ha analizzato tutti i dati del transito di Mercurio sul Sole e ha trovato che invece questi non sono compatibili con una variazione significativa del diametro negli ultimi tre secoli. Il discorso resta ancora aperto, anche se la precisione con cui questo discorso viene condotto diventa sempre più stringente, bisogna sempre scendere a misure, a precisioni dell'ordine dei 10 km, anche meno, sul diametro del Sole. Quindi parliamo di dimensioni angolari che sono molto molto al di sotto della turbolenza atmosferica che da Terra rende le osservazioni tutte molto complicate. Un cenno a Marte: Marte non ha la Luna, ne ha due ma non fanno testo, e il suo asse quindi non è stabilizzato come è stabilizzato il nostro, e quindi può avere dei cambiamenti anche caotici, come è stato studiato da Jacques Lascar e tutti i meccanici celesti. Tuttavia negli ultimi anni, grazie alle immagini da satellite, si è potuto risalire alle entità delle deposizioni del ghiaccio intorno alle zone polari, in particolare al polo sud di Marte. Un articolo del 2022 di febbraio su Geophysical Research, e questo articolo dice il ritmo di accrescimento è rimasto più o meno lo stesso, 0,15 mm all'anno di ghiaccio, un articolo precedente aggiungeva anche di polveri, e è possibile vedere quindi anche un andamento dell'attività solare nel passato, riflesso diciamo anche su Marte. Poi ci sono dei forzanti ad hoc, questi sempre astrofisici, dico ad hoc perché quando uno proprio non sa cosa dire, dice ma il clima può essere cambiato pure per la Terra che passa dentro a una nube intergalattica, niente di più probabile, in quanto la Terra, il Sole, il Sistema Solare girano intorno alla galassia, in 225 al centro della galassia, milioni di anni, in quel periodo possono incrociare delle zone più o meno dense, anche se la rotazione è differenziale e quindi ma localmente si cerca di portarsi dietro sempre quello che i propri vicini, però l'intercettazione di nubi intergalattiche può cambiare le condizioni di raggi cosmici. I raggi cosmici sono legati insieme ai nuclei di condensazione delle nubi, insomma, è da tempo che si sta studiando una correlazione tra appunto ciclo solare, raggi cosmici, l'eliosfera in qualche modo ci protegge dai raggi cosmici, formazione di nubi a velo molto alte, riflettanza aumentata dell'atmosfera e quindi migliore condizione per una glaciazione rispetto a quando queste nubi non ci sono. E qui spendiamo un buco nero, sì, diciamo abbiamo altre cose, tante altre cose da aggiungere, prendevo gli appunti, nei temi storici per esempio, uno si può domandare, e questo forse vale la pena di ricordarcelo, l'eccentricità dell'orbita terrestre è un termine arcaico, è un termine tolemaico, eccentricità vuol dire che un cerchio, il suo centro non è sulla Terra che è al centro del mondo. E come si faceva a misurare l'eccentricità all'epoca di Tolomeo? Si prendevano le date dei solstizi e degli equinozi, misurabili. Voi sapete oggi che l'estate sono 94 giorni, l'inverno sono 89. Prendete questi numeri e li mettete su un cerchio. Li mettete in modo proporzionale, cioè 94 giorni sono quasi 94 gradi, 89 sono quasi 89 e così via. Unite questi quattro punti e vedete che il centro di questa croce non finisce sul centro. E quella, la distanza dal centro è l'eccentricità. Quindi queste cose gli antichi le sapevano, così come se voi prendete la distanza dal centro, che è un vettore, perché lo potete orientare, apsidi, cioè per Irelio e Afelio, oggi li chiamiamo, per Igeo, per Geo, venivano chiamati all'epoca.
la Terra è più vicina e più lontana al Sole. Ora, la radiazione non era conosciuta con le equazioni che conosciamo oggi, ma penso che fosse abbastanza chiaro che se la Terra è più vicina al Sole ci si poteva aspettare di più che quando stava lontano. Ma era altrettanto chiaro che l'asse terrestre determinava i climi, infatti la parola clima dice inclinazione. E quello che abbiamo studiato tutti nella famosa geografia astronomica sono le fasce climatiche. E io penso, ma come mai Giove ce n'ha un'infinità di fasce climatiche e la Terra no? È tutto dovuto all'inclinazione dell'asse rispetto al piano dell'orbita. Ecco, con queste suggestioni ritorniamo, diciamo, con i piedi per terra e grazie per l'attenzione. Grazie professore perché è riuscito a rendere semplici i concetti impensabili per noi geologi, poveri geologi dal punto di vista anche perché qui appunto meccanica quantistica e tutto il resto è caotica, quindi figuriamoci.